government, persecution of political activists. To make a long story short, I was captured in New Jersey in 1973 after being shot with both arms held in the air and then shot again from the back. I was left on the ground to die, and when I did not, I was taken to a local hospital where I was threatened, beaten, and tortured. In 1977, I was convicted in a trial that can only be described as a legal lynching. In 1979, I was able to escape with the aid of some of my fellow comrades. I saw this as a necessary step, not only because I was innocent of the charges against me, but because I knew that the racist legal system in the United States, I would receive no justice. Respectfully yours, Assata Shakur, Havana, Cuba. Circa una settimana dopo scrissi un curriculum descrivendomi come laureata all'università e fui assunta come assistente di marketing. Non credevo più a niente e non avrei seguito altre regole che le mie. Fui licenziata un paio di settimane dopo. Trovai un altro lavoro e fui licenziata anche da quello. Non me ne importava niente. Li trattavo esattamente come loro trattavano noi. Una volta trovai un lavoro come contabile, non ne sapevo niente, ma dopo che il lavoro mi fu assegnato mi comprai un paio di libri del tipo La contabilità per principianti e quando non capivo qualcosa dicevo loro che nell'ultimo posto dove avevo lavorato avevamo un sistema diverso. Il lavoro implicava una gran quantità di denaro liquido e io dovevo dare affidamento. Dare affidamento significava un controllo minuzioso su di me. Il lavoro non era troppo male e il capo era in gamba. Per me quello era un modo eccezionale per imparare a tenere la contabilità e per impratichirmi nel ramo assicurativo. Sapevo che mi avrebbero licenziata appena fosse stato concluso il controllo, ma non mi importava. Un giorno il capo gettò un rapporto sulla mia scrivania. C'era il mio nome sopra. Deglutii a fatica, convinta che quello fosse il mio ultimo giorno di lavoro, ma più andavo avanti con la lettura e più ne restavo sorpresa. Il rapporto confermava ogni cosa che avevo detto: materie studiate nel tale liceo, materie nel tal corso di laurea nella tale università, lavori compiuti in tale posto, eccetera. Confermavano anche che vivevo in una tranquilla strada alberata, che avevano parlato con i miei vicini e verificato che ero una brava persona. Risi per tutta la strada fino a casa. Tutto è menzogna in America e ciò che la fa funzionare è il fatto che sia così tanta la gente che ci crede. La mia pazienza tuttavia stava diminuendo e il carattere diventando sempre più terribile. Ero sempre pronta a dire agli altri cosa pensassi di loro e persino io mi sorprendevo della mia schiettezza. Bonnie mi diceva in continuazione: «Calmati, stai correndo troppo, qualcuno te la farà pagare». Ma lei era irrequieta e pazza quasi quanto me. Osservavamo ciò che succedeva e ce ne facevamo beffe. Il mondo sembrava così grande e immobile e non ci riusciva in alcun modo di cambiarlo. Bonnie mi incoraggiava a smetterla con le bugie sull'università e andarci sul serio. Se sei abbastanza furba per ingannarli, allora sei anche abbastanza furba per giocare al loro gioco. Sapevo che ciò che diceva aveva un senso, ma avevo talmente odiato gli ultimi giorni del liceo che non avevo più alcun desiderio di rimettermi a studiare. L'unica altra persona che si interessava al mio caso e mi incitava a tornare a scuola era l'amico del Kenya. Eravamo diventati amici sul serio e ci attaccammo l'uno all'altra molto più come amici che innamorati. Studiava economia a Long Island e non avevamo molte opportunità di vederci. Qualche volta per il fine settimana ce ne andavamo in giro insieme. Era una delle poche persone che conoscevo seria in quasi tutte le cose che faceva nella vita e la cui conversazione non vertesse solo sul proprio piccolo mondo, ma su tutto il mondo. Un fine settimana ci eravamo messi d'accordo per vederci. Mi pare che avessimo deciso di andare ad ascoltare qualcuno che doveva suonare al Count Basit Club. Il mio appartamento dava l'impressione che ci fosse passato dentro un uragano e io stavo cercando di uscire dalla porta senza farlo entrare, ma lui riuscì a dar uno sguardo all'interno. «No, non andiamo da nessuna parte», disse. «Come puoi vivere in questo modo? Se la tua casa è in queste condizioni, posso immaginare le condizioni in cui sta la tua testa». Ero imbarazzata, ma dovetti ammettere che aveva ragione. Avevo gettato ogni cosa ovunque e i vestiti pendevano da ogni parte. Era uno sfacelo. Invece di uscire, propose di aiutarmi a pulire e rimettere a posto. «Starai bene solo se ti organizzi. Puoi fare praticamente tutto da solo, basta che ti organizzi per farlo». Capii che aveva ragione, era tempo che mettessi ordine nella mia vita, era arrivato il momento di riprendere il controllo. Se la vita è un autobus, puoi essere un passeggero e salire per una corsa, oppure l'autista. Non avevo la più pallida idea di dove volessi andare, ma sapevo che volevo essere io a guidare. Decisi che come prima cosa avrei ripreso gli studi. Tornai a casa di mia madre, a vivere con lei nel suo appartamento di Flaggings, a Quincy. Cultura. Devo confessare che i valzer non mi commuovono. Non ho alcuna simpatia per le sinfonie. Penso di avere canticchiato i blues troppo presto e trascorso troppe volte la mezzanotte fuori a lamentarmi con la pioggia. Una taglia, due processi. Il 19 luglio 1973, quando mi trovavo ancora nel carcere della contea di Middlesex, fui portata davanti alla corte del distretto orientale di New York a Brooklyn, che aveva giurisdizione su tutti i reati federali commessi nelle contee di Brooklyn e Queens. Vi fui portata su ordinanza federale per rispondere insieme ad Andrew Jackson dell'accusa di aver rapinato una banca nella contea di Quincy il 23 agosto 1971. Mentre erano molte le accuse contro di me in tutto lo stato di New York relative a quell'estate delle quali non sapevo niente, questa non avrei potuto dimenticarmela, perché la foto della sorveglianza alla banca, fatta alla rapinatrice armata di pistola, era apparsa su tutti i manifesti dei ricercati, appesi in ogni stazione della metropolitana, in ogni banca, in ogni ufficio postale e ingrandita a piena pagina negli annunci pubblicitari dei quotidiani. Avevano invaso le strade dal 24 agosto 1971 ed erano rimasti appesi persino dopo il mio arresto il 2 maggio 1973. Sotto la foto c'era il nome di Joan Deborah Chesimard, sopra la foto le parole «ricercata per rapina in banca, $10.000 di ricompensa». I federali mi scattarono delle foto e mi presero le impronte digitali, poi fui chiamata in giudizio. Mi dichiarai non colpevole e fui riportata in carcere lo stesso giorno. Non seppi più niente di quell'accusa fino al 1 gennaio 1975, quando i federali mi riportarono in tribunale davanti alla corte del distretto occidentale. Questa volta era solo per fotografarmi. Il pubblico ministero aveva presentato una mozione per farmi fotografare dalla stessa angolatura, con gli stessi occhiali, la stessa acconciatura e gli stessi vestiti della donna che era stata ripresa dalla telecamera della banca durante la rapina. Il giudice, un notorio porco razzista, aveva immediatamente accolto la richiesta. Io invece mi rifiutai con fermezza. Per quanto mi riguardava, i motivi erano ovvi. Se mette a qualcuno la pelle di un asino, finirà per assomigliare a un asino. Inoltre qualcuno mi aveva raccontato di trucchi usati dall'FBI. fanno una foto dalla stessa angolatura della foto della banca e vi sovraimpongono una diapositiva con la foto della rapina. Se sei abbastanza sfortunato ad avere due occhi, un naso e delle labbra più o meno nello stesso posto, finisci per assomigliare al rapinatore, non importa quale sia il tuo vero aspetto. Quando ero stata chiamata in giudizio, avevo permesso loro di farmi tutte le foto che volevano, e questo, per quanto mi riguardava, era abbastanza. Entriamo in tribunale. Il giudice è sul seggio, l'aula è stata riorganizzata, agenti dell'FBI con macchine fotografiche stanno in piedi sui tavoli. Un gruppo di agenti federali si aggira nervosamente intorno, come mosche che sentono odore di marciume, aspettano di entrare in azione. Evelyn si alza e pronuncia la sua arringa. Il giudice ignora quello che dice e dispone che io sia fotografata. Mi rifiuto, esprimendo le mie obiezioni con la maggior forza possibile. In meno di un secondo gli agenti federali e gli uomini dell'FBI mi saltano addosso. Sembra che mi vogliano staccare la testa dal collo. Il giudice ha disposto che io debba essere fotografata oggi, adesso, e che vada utilizzato ogni mezzo utile a farmi la foto nel modo in cui l'FBI ha richiesto. Gli uomini dell'FBI, gli agenti federali ed io finiamo a terra sul pavimento del tribunale, con me sotto. Sullo sfondo sento la voce di Evelyn. Registrate che gli agenti federali torcono dietro la schiena il braccio della mia cliente. Registrate che gli agenti federali stanno picchiando la mia cliente. Registrate che 5 agenti federali stanno maltrattando la mia cliente. Evelyn continua in questo modo mentre gli agenti mi torchiano, mi spintonano, mi strangolano, mi picchiano e tentano letteralmente di costringermi alla sottomissione. L'assalto continua, con Evelyn che lo fa registrare colpo su colpo. Finalmente è finito. Gli agenti federali mi riportano nella cella di attesa. Rimango distesa sulla panca come una bambola di pezza con l'imbottitura che esce dal corpo, sentendomi come se fossi stata calpestata da una mandria di bufali. Evelyn viene a consultarmi, sembra stanca quanto me. «È stato incredibile!» esclama. «Come sta il tuo braccio? Stai bene?» «Più o meno», le rispondo. «Mi fa male dappertutto, il mio braccio malato è insensibile. Mi appoggio allo schienale, meravigliandomi del sangue freddo di Evelyn. Mi accorgo di quanto debba essere stato difficile per lei osservare quanto stava accadendo e poi con calma farlo registrare. Sono stupita del suo autocontrollo». Insiste perché faccia chiamare un'infermiera a visitarmi. «Hai sentito quelle stronzate?» mi chiede. «Sì, le ho sentite. Non vedo l'ora di avere la trascrizione. Se non la cancellano abbiamo la registrazione di quello stronzo idiota. Se non la cancellano possiamo togliere il processo dalle mani di quell'imbecille». Evelyn ha un aspetto trionfante e di sfida, come se avessi appena dato un calcio in culo a qualcuno. «Di che diavolo stai parlando?» voglio sapere. «Non lo hai sentito? Lo ha detto, proprio vicino al registratore, che pensa che tu sia colpevole. Lo ha ammesso, proprio vicino al registratore che ha dei pregiudizi. Non lo hai sentito?» «Mi dispiace, ero occupata altrove». «Che cosa vuol dire?» «Vuol dire che siamo in grado di sbarazzarci di questo stupido stronzo. Chiunque altro sarà costretto a comportarsi correttamente. Questo giudice vuole impiccarti e farebbe di tutto per cercare di condannarti. Se siamo costretti ad affrontare il processo davanti a lui, temo che l'unica carta che abbiamo è quella dell'appello. Spero proprio che non cancellino la registrazione». Evelyn ed io siamo sedute e facciamo delle ipotesi sulle possibilità che la registrazione sia stata cambiata. Evelyn pensa che il giudice sia troppo stupido persino per rendersi conto di quello che ha detto. Io temo che il giudice rilegga la trascrizione e poi la cambi. Evelyn pensa che il giudice sia troppo razzista e troppo arrogante per preoccuparsi della registrazione. Risulta che è lei ad aver ragione. Presenta quindi una mozione sulla base della trascrizione per ricusare il giudice. Dopo quella che mi sembra un'eternità, il giudice viene rimosso e viene assegnato un nuovo giudice. Ma prima che io vada sotto processo per questo caso, i potenti di turno decidono che devo essere processata prima per un caso di sequestro di persona davanti alla Corte Suprema di Brooklyn. Ero stata accusata di avere rapito uno spacciatore di droga a scopo di estorsione. Il 28 dicembre 1972 il mio avvocato era sempre Evelyn e avevo due coimputati. Uno era Rema Olugbala, Melvin Kearney, membro del Black Liberation Army, che io conoscevo bene. L'altro era un giovane fratello che si chiamava Ronald Myers. Le emozioni predibattimentali erano permeate da un'aria di paranoia. La mia. Nessuno aveva mai sentito parlare di Ronald Myers e nessuno capiva perché fosse stato coinvolto in quella montatura. In effetti mi chiedevo se non fosse una specie di trappola. Sembrava tutto così strano. Alla fine facemmo un incontro congiunto, disposto da un'ordinanza della Corte. Chiesi a Rema di no Ronald Myers. Rema mi disse che per lui Ron non era altro che un fratello cui era capitata la sfortuna di essere stato incastrato come noi, una vittima insospettabile. Ma tutto in questo processo era così strano che non riuscivo a capire. Fu organizzato un confronto fra Ronald Myers, il suo avvocato, un giovane nero che si chiamava James Carroll, Evelyn e me. Appena vidi questo fratello, la maggior parte dei miei sospetti scomparve. Aveva 19 anni, ma ne dimostrava 16. Aveva un aspetto calmo, dolce, onesto, che nessuno sbirro avrebbe potuto cancellare. Sembrava perplesso e completamente all'oscuro, quanto lo eravamo noi. Quando lo ascoltai parlare, sentii una specie di protettività materna nei suoi confronti. Noi eravamo dei rivoluzionari, presumibilmente preparati per questo genere di cose. Per anni avevamo predicato e denunciato le cospirazioni degli sbirri per uccidere e catturare i militanti neri, ma guardando questo ragazzo nero dagli occhi dolci la cosa sembrava ancora più orribile. Erano tempi estremamente cinici e noi avevamo sviluppato a nostra volta un atteggiamento estremamente cinico per affrontarli. Eravamo diventati dei maestri nel raccontare barzellette astiose e amare sulla giustizia, sull'uguaglianza e sulla libertà democratica. Ma la vista di quel fratello risvegliava in noi cosiddetti veterani un senso di tale giusta indignazione che ne fummo tutti colpiti, come da un'esplosione improvvisa di energia. Studiavo con attenzione infaticabile le prove e i documenti della polizia. Rema era atteso, misterioso e, a suo modo, determinato. Sapevamo che lo Stato voleva incastrarci ed eravamo più che mai determinati a non permetterglielo. Le guardiane vennero a mettere sottosopra la mia cella. Era chiaro che stavano cercando qualcosa. Salivano sulle sedie e si inginocchiavano carponi sul pavimento. Mi ricordavano delle cagne segugio. Sembravano disperate. Cercai di immaginarmi che cosa potessero cercare. Una delle guardiane nere, che era un po' meglio delle altre, mi guardava in modo strano. Un'altra guardiana, che mi era sempre stata ostile, aveva invece un atteggiamento compiaciuto. Non appena lasciarono la mia cella cercai di comunicare battendo sul muro per capire cosa stesse accadendo. Alla fine ricevetti la notizia. Rema Olugbala era morto. Era morto nel tentativo di scappare dal carcere di Brooklyn. La fune improvvisata che stava usando per calarsi da una finestra si era rotta. Mi sentivo impietrita per poter fare qualcosa o per dire qualcosa. Alcune sorelle mi aiutarono a rimettere in ordine la mia cella. Un altro nero era morto nel tentativo d'essere libero. Tutto mi ribolliva dentro. Dovevo fare qualcosa e la maggior parte delle ipotesi mi sembravano assurde. Non era quello che avrei voluto fare, non esprimeva la metà di quello che volevo dire, ma penso che sia stata la cosa migliore che potessi fare in quel momento. Scrissi una poesia per Rema Olugbala. Giovane sangue. Pensano di averti ucciso, ma ti ho visto ieri, con le mani in tasca, aspettando la vera occasione. Ti ho visto sorridere col tuo sorriso da fottiti, sangue nei tuoi occhi, il tuo cuore batteva libertà. Giovane sangue, pensano di averti ucciso, ma ti ho visto ieri al campo sportivo, pelle scura, sudata, splendente, che scagliavi la tua bomba di pallone nel canestro dritto al bersaglio. Non ci sarà partita la prossima volta, perché è difficile che ci sia tu a giocare. Pensano di averti ucciso, ma ti ho visto ieri con la schiena contro la parete, i muscoli gonfi contro le catene, gli occhi che assorbivano la verità, le labbra che la pronunciavano, il cuore che imparava come amare, la mente che imparava chi odiare, sangue pronto a scorrere verso la libertà, giovane sangue. Chi è giovane sangue non ha sangue da sprecare nelle siringhe, nei locali, dei bar, in terre strane, ritardando la libertà di altro giovane sangue. Non abbiamo bisogno di sangue stanco, di sangue anemico, di sangue coagulato nel nostro nuovo corpo. Pensano di averti ucciso, ma ti ho visto ieri. Chiunque è giovane sangue deve darti il suo, tutto quel sangue forte, tutto quel sangue ricco, tutto quel sangue di rabbia che scorre nelle tue vene verso il domani.